Ciao ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi che uscirà il mio nuovo libro. È un romanzo, potete preordinarlo nel link che vi metto in descrizione e dal 30 ottobre lo troverete in tutte le librerie. Solo se ti rende felice, il nuovo libro di Leonardo De Carli, dal 30 ottobre in tutte le librerie. Preordinalo su Amazon, il link è in descrizione. Joder, por suerte que existe el maquillaje, eh. Me gusta la luz. No, tú te pones aquí, ¿eh? No, cazzo, te pongo. Decido yo porque el video es mío. Vale, tío. Ahora vas a decir que te pones ahí para joder. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cazzo, ridi. Non so se avete visto il video con i miei genitori, ma ci avete fatto delle domande e abbiamo avuto la voglia e la gioia di rispondervi. Oggi lo faremo con la nostra fantastica Yolandona Nazionale. Mi avete scritto un sacco di domande su Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram, fatelo. Se non seguite la Yolandona Nazionale su Instagram, fatelo. Quindi iniziamo subito a leggere le vostre domande. La prima domanda ce la fa Music Beaver e chiede a Yolanda Nazionale: fai qualche sport? Il ginnasio, la palestra. Sì, quando? Tutti i giorni. I giorni? Un giorno. Poi Ginette, sinceramente, l'ultima volta che sei andata in palestra? Giugno. Sì. Giugno. Era giugno, ragazzi, quindi non fa sport, non fa niente. C'ha sto fisichetto perché faceva ginnastica ritmica, adesso sembra Kung Fu Panda. Alessia Partensi mi dice: non è gelosa del fatto che tu vada in discoteca? Non sale molto. Dice che non vado molto in discoteca. Però non vado tanto in discoteca in questo periodo, innanzitutto perché sto girando un sacco di video, sto lavorando tanto, e perché prima andavo in discoteca per no, per rimorchiare. Quindi adesso, siccome non ne ho più bisogno, le faccio venire direttamente a casa. Ok. No, non è gelosa, sono più geloso io quando va a ballare. Giusy Santillo dice: come ti comporteresti se la tua migliore amica fosse innamorata di te? E la stessa cosa vale se il tuo migliore amico fosse innamorato di te. Io ho una migliore amica, però se dovessi pensare al fatto del suo innamoramento nei miei confronti, mi troverei molto a disagio e sarebbe molto più complicato, perché portare avanti una relazione di amicizia quando una persona non ti vede più come soltanto un amico, ma vorrebbe che tu diventassi qualcosa di più grande per lei, anche se secondo me già un'amicizia è importante, sarebbe molto complicato. Preferirei a malincuore non continuare questa amicizia. Io sto acostumbrata a che tutto il mondo esté innamorato di me, entonces no pasa nada. Kev KV3NT mi dice: vorreste convivere? Assolutamente no. Da parte mia, sinceramente no. Questa è la prima volta che è venuta a Milano, siamo stati insieme, ma per quanto io sia molto ordinato, lei ancora non è adatta per vivere insieme a me, perché io mi stresso tanto, mi stresso tantissimo. E quando una persona mi... adesso vi faccio vedere, se volete vi faccio vedere in che condizioni è. Adesso vado a girare il video, intanto che lei risponde io vado a girare il video, vi faccio vedere in che condizioni è la mia camera. Questa è la mia camera. No. Ragazzi, guardate, ecco, ecco fatto. Eso es tuyo. No, tu nonna, sí, es tuya. Roncas un poco. Sí, cazzo. La sua atrás no le decían. Porque roncaban más. Follaban. Come ci siamo conosciuti? Mi chiede Deb Silico. La storia è molto particolare. Io ero a Malta perché stavo girando The Summer Hottest. Ad un certo punto, come sono un po' porco, ero lì annoiato sulla straio, ho iniziato a guardare le foto con più like, più popolari della zona, del posto dove ero lì in quel momento. Mi esce la foto di questa ragazza con un ananas in mano. Io ovviamente stavo guardando l'ananas. Ovviamente da buon le ho scritto, le ho detto: ciao, dov'è questa spiaggia? Mi piace un sacco. Niente, così abbiamo iniziato a parlare. Morale della favola, la sera stessa, anche se lei non voleva, ci siamo visti, abbiamo chiacchierato un po'. E a un certo punto, quando le ho fatto la domanda, le ho detto: vabbè, ma tu sei spagnola, ma di dove sei? E mi ha detto: sono di Valencia. Ho fatto: porca troia, io devo girare una serie TV, Miracle Tunes, che adesso potrete vedere su Cartoonito dal 19 ottobre. E ho detto: porca puttana, il destino mi ha riservato questa cosa, vediamo come va. Quindi quando sono andato poi a Valencia, ci siamo rivisti e abbiamo iniziato a frequentarci e ci siamo fidanzati. Quando mi hai visto, che cosa hai pensato? Che era su stronzo. Ha ragione. Margot mi dice: Yoli è italiana? Sì. Ovvio. Vaffanculo, bastardo, schizofrenico, male, non mi deve toccare perché mi fa male, bastardo. È italiana? Italianissimo. Di dove? Di Napoli. A faccio Lucas Sariel. Indogulero.
Silvia Paolicelli mi dice: chi è il più dolce nella relazione? Io. Sì, sono un po' stronzo, è vero, con lei, perché la sto prendendo con le pinze, che schifo. La sto prendendo con le pinze questa relazione, sappiatelo. Ire Cra mi dice: Yoli, de che zona de Valencia eres? De la Pobla de Vallbona, la Cabra del Monte. La Cabra del Monte. Questo ragazzo mi chiede, Andrea Scordia mi dice: perché giochi a Call of Duty e non fai l'amore con la tua ragazza? Perché i gamers di YouTube insegnano: fare l'amore non serve a niente, bisogna fare i gameplay, bisogna giocare ai videogiochi, non fare l'amore non serve a niente, non serve, è brutto fare l'amore, è brutto fare sesso, è brutto, è male, è Satana, è la morte. Bene ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividere. Che cazzo è questo? Che cazzo è? Babbo Natale? Papà Noel? Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque vogliate, anche su una marmellata di cimici volanti. With for noi! Quindi ciao 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 ciao. Amore, sì. Ciao ciao ciao.